tutti e bentornati sul mio canale. Oggi preparerò dei golosi saccottini alla ricotta senza glutine e senza lievitazione, molto semplici e veloci da preparare. La ricetta è molto simile alle brioche alla ricotta che sicuramente avrete già visto e che hanno avuto sempre tantissimo successo. Infatti, la mia amica Lella del gruppo In Cucina con Zero Glutine e 100% Bontà ha provato a preparare i saccottini e sono usciti meravigliosi ed ecco perché ve li propongo anch'io. Gli ingredienti sono solo questi: 250 g di ricotta e io userò della ricotta confezionata. Mi raccomando, è importante perché è più asciutta. Oggi proverò a prepararli con la farina mix per dolci della Nutri-Free, 250 g. Invece le brioche le ho preparate con la Farm. Oggi voglio provare a usare questa farina. Un uovo mi servirà per l'impasto e un uovo per spennellarli con un po' di latte. All'interno, anziché di mettere la Nutella o marmellata, metterò, scusate, della cioccolata e sopra delle gocce di cioccolato anziché gli zuccherini come ho fatto con le brioche. E poi servirà 130 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci e della vanillina. Andiamo subito a vedere come si preparano. Allora, per prima cosa, nella terrina vado a versare la farina. Aggiungo anche lo zucchero. Mescolo un po' e verso la ricotta, che è bella asciutta ed è proprio così che deve essere, mi raccomando, è importante perché altrimenti le brioche hanno bisogno poi di più farina. E poi diventano più asciutte. E aggiungiamo un uovo. Aggiungiamo anche la bustina di lievito. E la bustina di vanillina. Se volete, in alternativa alla vanillina, potete usare la scorza d'arancia oppure di limone. Do una mescolata prima con il cucchiaio e poi andremo ad impastare con le mani fino ad ottenere un panetto sodo e omogeneo. Così. Verso tutto sulla spianatoia. E impasto. Ed eccolo qui, l'impasto è pronto, non so se si vede bene. È bello liscio, non è servita altra farina. Adesso lo dobbiamo stendere e formare i rettangoli. Vado a versare un po' di farina sulla mia spianatoia. Sì. Divido il panetto in due. E inizio a stendere formando un rettangolo con il mattarello. Così. Tolgo questi. Stendo un altro po', leggermente. E ritaglio così.
così e così. E qui ho tagliato, sminuzzato un po' il cioccolato e adesso lo vado ad aggiungere al centro. Così. Chiudo bene qui e metto da parte. Ok, continuo così anche con il secondo impasto e con i ritagli. Adesso vado a sbattere un uovo in una terrina. Aggiungo un goccio di latte, mescolo con la forchettina, così. Metto da parte e adesso vado a spennellare i miei fagottini. Così. Aggiungo sopra le gocce di cioccolato, faccio una leggera pressione, ok, e queste adesso vanno in forno caldo a 180 gradi per 20 minuti circa. A dopo! Ed eccoli qui i miei fagottini alla ricotta ripieni di cioccolato. Adesso aggiungo un po' di zucchero a velo sopra. Anche se ci sono già le gocce di cioccolato. E me li vado a gustare con il tè. Ne provo ad aprire uno, così vediamo com'è l'interno. Guardate che meraviglia! Provateli amici, provateli perché sono davvero buonissimi. Non so se si vede bene l'interno. Questi sono i primi che ho fatto e questi invece più grandi sono i secondi. Amici, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, provateli e se vi va, inviatemi la vostra foto sulla mia pagina Facebook Zero Glutine 100% Bontà. Io adesso mi gusto il mio saccottino al cioccolato con una tazza di tè. Noi ci vediamo presto con una nuova videoricetta, altrettanto facile e gustosa. Un bacione a tutti e buona domenica! Ciao!